Buongiorno a tutti, io mi chiamo professor Carla Breitenberg e sono professore all'Università di Trieste, in realtà il Dipartimento di Matematica e Geoscienze. E vicino a me c'è il dottor Tommaso Pivetta che sta concludendo il suo PhD su osservazioni di misure di gravità in continuo in grotte, allo scopo di monitorare o vedere se, scoprire se si riescono a vedere dei flussi sotterranei idrici con queste misure di gravità. Allora, noi qua ci sono alcuni poster che fanno parte del museo della Grotta Gigante che aiutano a introdurre la vostra visita in grotta, perché l'evento di oggi, il clou della faccenda è la vostra visita in grotta, nel quale troverete degli strumenti, dei tubi che pendono dal top della grotta. Questi sono illustrati qua in questa figura, per cui sono questi tubi di polietilene che proteggono due fili di metallo che tengono un pendolo, e il pendolo è nella casetta sottostante. Lo scopo di questo pendolo, che ormai è attivo da più di 50 anni, è quello di monitorare il movimento lento della grotta. Era stato istituito dal professor Marussi negli anni nei quali l'osservazione delle maree terrestri era molto nuova, per cui era stato progettato per poter misurare movimenti estremamente lenti, da 24 ore, 12 ore, che per quanto riguarda le maree. Invece, per quanto riguarda i movimenti lenti che sono collegati alle fasi intersismiche della sismicità, per cui il terremoto avviene in un momento che può essere ogni 50 anni, ogni 100 anni, anche 1000 anni se i movimenti sono estremamente piccoli e lenti, mentre questo movimento intersismico porta all'accumulo dell'energia che porta al terremoto. E questi strumenti sono adatti a misurare questi movimenti estremamente lenti. Però, oltre a queste variazioni lente, oltre a queste variazioni lente, ci sono una serie di osservazioni che danno adito a deformazioni del pendolo, e queste sono oggetto di studio nei vari anni o anche degli studi attuali che stiamo facendo. Tutta la grotta è un laboratorio scientifico nel quale ci sono varie altre osservazioni che vengono fatte. Qui in questo poster si vede il rilievo laser scan, per cui la geometria della grotta è molto ben nota, e questo ci ha permesso dopo di modellare le variazioni di campo di gravità, che sono invece dimostrate in questo pannello qua. E in questo pannello, non so se vuoi dire tu due parole, perché le misure le ha fatte Tommaso, allora. Sì, forse partirei dal fatto che magari non è così scontato che cos'è una variazione di gravità, e può essere sorprendente forse anche per voi sapere che la gravità non è costante. Siamo, diciamo, abituati a questo valore dell'accelerazione di gravità che tutti conosciamo, che tutti abbiamo studiato a scuola, che è questo 9,81, no? I 9 0,81 metri secondo quadro con cui veniamo accelerati quando appunto saltiamo giù da uno scalino o da qualcosa. Ecco, questo 9,81, questo valore qui deriva dal fatto che
diciamo, è un valore che ovviamente è vale 9.81 solo sulla superficie della Terra, ovviamente. Invece quando vi allontanate dalla superficie terrestre e andate verso lo spazio, questo valore decade, perché la gravità appunto è generata da dalla massa terrestre, e tutta la distribuzione della massa della Terra genera questo 9.81 sulla superficie, poi man mano che vi allontanate decade con appunto il quadrato della distanza. Allora, se la Terra, diciamo, fosse una sfera omogenea o al limite solo stratificata, noi misureremo sulla superficie terrestre un valore uguale sempre di 9.81 ovunque, 9.81 metri secondo quadro. Ecco, voi sapete bene che la Terra, insomma, come la viviamo, è tutt'altro che una sfera stratificata e neanche lontanamente omogenea, per cui noi abbiamo, non so, la topografia, le montagne, queste, che sono delle variazioni locali di massa, ok? Dopo abbiamo appunto il fatto che abbiamo strutture anche dopo geologiche all'interno, quindi abbiamo sia montagne, poi abbiamo parti dove, per esempio, il mare, che è un materiale decisamente meno denso della roccia. Quindi tutte queste variazioni laterali di densità portano a variazioni anche del campo di gravità locale. Ok? Ecco, a scala molto piccola, quindi non andiamo a intaccare lo 9.81 di questi 9.81 metri secondo quadro, ma andando alle cifre decimali che ci sono molto piccole, molto più piccole di questo 9.81, diciamo dopo la sesta, settima cifra decimale, quindi facciamo delle misure molto accurate di questo valore di gravità, ecco che iniziamo a sentire su quell'ordine di grandezza lì delle variazioni dovute a strutture locali, a variazioni locali della massa. Ecco, in grotta gigante, come vedrete, rispetto, non so, a un'altra zona del Carso dove non c'è una grotta, il fatto che c'è questa grotta che è un vuoto altera un pochino leggermente il campo di gravità, ok? Quindi questa è una cosa molto interessante, diciamo, al di là della grotta gigante che è conosciuta, ma vi rendete conto che se avete uno strumento che si chiama gravimetro, che vi misura per cui potete misurare quanto vale, diciamo, questo valore di G, questa gravità, potete fare una serie di misure in campagna e cercare di mappare questa gravità e vedere come varia. E una volta mappata questo campo di gravità, cercate di dare un'interpretazione. Allora, per esempio, qua in grotta gigante, se voi fate una campagna, andate con il gravimetro e andate qua in superficie e fate una serie di misure di gravità, osserverete che c'è una leggerissima diminuzione del campo di gravità che corrisponde esattamente a dove c'è la grotta, il massimo, diciamo, il punto più ampio della cavità. Ok, questo è interessante per la grotta gigante, nel senso che noi abbiamo fatto una misura di gravità qua sopra, con questo strumento, nel borgo grotta qua nel paese, e abbiamo rilevato questo dato qui, che vedete, ok? Questi mappa a colori qui, vedete, vi fa vedere che la gravità è variata di quelle unità di misura che abbiamo noi, che è il milligal, ok? Che corrisponde a un millesimo di un centimetro al secondo quadro. Quindi stiamo parlando di cose veramente molto piccole. Siamo nell'ordine di 10 alla meno 5 metri al secondo quadro. Sì, 10 alla meno 5 metri al secondo quadro. Quindi variazioni piccolissime in rapporto al 9.81. E vedete che c'è questa variazione di quasi un milligal. Noi abbiamo strumenti che riescono a sentire il microgal, quindi è molto sopra la sensibilità del nostro strumento che utilizziamo. Ciò che era interessante per la grotta gigante è che avevamo anche il laser scan misurato, che ci dava esattamente qual era il volume all'interno del vuoto della grotta. Quindi, fondamentalmente, noi ci siamo messi a fare un conto che non è neanche così particolarmente complicato. Abbiamo preso il laser scan, l'abbiamo diviso in tanti piccoli blocchetti, di cui sappiamo appunto quant'è l'effetto, cioè di ciascun blocchetto, l'effetto di gravità, e ci siamo calcolati quello che è l'effetto teorico del vuoto della grotta, ed è questo qua.
questa mappa che vedete qua. Ecco, questo è il confronto, se vedete, si assomigliano abbastanza sorprendentemente le due carte, sono, la scala colori è la stessa. Okay? Quello che è interessante però appunto da questo punto di vista è il fatto che dopo possiamo evidentemente togliere a quello che abbiamo osservato questo che chiamiamo il modellato, quello che noi teoricamente possiamo calcolare, e otteniamo quella che chiamiamo una mappa dei residui. Questa è interessante perché vi dice ciò che non viene spiegato in termini sempre di anomalia di gravità. Ok? Quindi ciò che ancora rimane un anomalo rispetto a una situazione di riferimento. E qua vediamo che abbiamo ancora questa serie di anomalie che potrebbero essere dovute ad altre strutture che noi non conosciamo, altre strutture carsiche, quindi qua avevamo ipotizzato la presenza di ulteriori condotti in profondità che in qualche maniera non sono noti. Allora capite bene che applicato quando questo metodo qui era... a parte che ha rilevato questa ulteriore struttura, ma può essere interessante da esportare in zone in cui non avete altre misure, non avete misure dirette fatte dagli speleologi, per cui delle misure di gravità fatte da superficie che sono poco invasive, lo strumento lo piantate nel suolo, lo fondamentalmente non vi serve, non so, non è come fare un pozzo o altra cosa, è del tutto non invasivo e potete avere un'idea di qual è la distribuzione dei vuoti anche in zone in cui presumete che ci siano grotte ma non ne siete sicuri. Forse su questo magari adesso, finora abbiamo parlato del campo statico, per cui la grotta, come diciamo, nella sua forma statica, abbiamo visto che la gravità, l'osservazione di gravità in superficie ci segnala che c'è la grotta perché il campo di gravità diventa più piccolo. Un altro problema però è la dinamica della grotta, e se vi girate c'è oggi una bellissima mostra sui corsi d'acqua sotterranei all'interno della grotta, e qua vediamo una persona in un canale sotterraneo che al momento è senza acqua. Nella figura vicino invece vediamo un altro canale che porta un corso d'acqua. E qual è un problema e un pericolo? Che la persona che è nel canale d'acqua sotterraneo, che al momento non porta acqua perché non è una piena, che venga intrappolato dall'acqua. Allora, sarebbe bene avere qualche metodo di misura che segnali i livelli dell'acqua sotterranea, perché normalmente non è facile monitorare quest'acqua, ci vogliono strumentazioni molto specifiche e posizionate a centinaia di metri sotto il suolo, dove però non ci posso arrivare perché non ho una grotta abbastanza grande che ci arrivo. Allora questo ci ha portato a pensare alle nostre misure geodetiche che riescono a monitorare queste cavità. E allora quello che ci stiamo interessando e che in realtà riusciamo a vedere parecchio bene è la variazione di massa e la variazione di corsi d'acqua nell'interno di questi canali. Per cui secondo queste misure, le esperienze, sembrerebbe che queste misure, sia clinometri come il pendolo della grotta gigante, o anche edizioni più piccoli, come anche il gravimetro, sia in grado di segnalare la presenza di questi sia segnalare la presenza di queste acque sotterranee che portano un pericolo per le persone che vanno a esplorare il sottosuolo, e sono anche un dato col quale la modellazione teorica di questi flussi può
può essere migliorata, e questo è l'oggetto della tesi di Tommaso, che magari può dire due parole invece sulle misure di gravità dinamiche a San Canziano. Allora ci spostiamo qua su questo poster. E sì, come vi ho detto prima, abbiamo detto che la gravità assolutamente non è costante nel lungo la superficie terrestre, e abbiamo detto che un fattore è il fatto che fondamentalmente la Terra è un corpo disomogeneo che ha una distribuzione di densità, che è il parametro che regola o causa queste variazioni di gravità. Ecco, ovviamente capite bene che essendo la gravità sensibile a variazioni di densità, a variazioni di massa, la massa cambia anche nel tempo, come abbiamo visto. Quindi, per esempio, quando abbiamo, come dicevamo, come si vede anche qua, quando abbiamo dei canali vuoti, non abbiamo acqua, non abbiamo la massa dell'acqua, mentre quando c'è una piena, quando piove tanto, localmente i vuoti del carso si riempiono d'acqua e c'è un'ulteriore massa che perturba anche qua leggermente il campo di gravità. Rispetto alle variazioni che abbiamo visto prima della grotta gigante, che erano nell'ordine, vi ho detto, di 5 ordini di grandezza rispetto al valore del 5 o 6 anche rispetto al valore dell'accelerazione di gravità che tutti conosciamo, questi 10 metri al secondo quadro, le variazioni temporali, quindi dovute a qualsiasi fenomeno. Noi qua studiamo l'acqua, quindi fondamentalmente, però qualsiasi fenomeno che determini una redistribuzione della massa, può essere anche l'atmosfera. Sapete bene che che le maree, che la trazione degli altri corpi celesti cambia un pochino leggermente la trazione gravitazionale. I terremoti sono causa anche questa di ridistribuzione di massa nel sottosuolo. Tutti questi fenomeni appunto generano variazioni di massa. Ecco, noi qui abbiamo, non proprio in grotta gigante, anche in grotta gigante abbiamo uno strumento, avevamo uno strumento un po' in test per fare delle misure in continuo di gravità. Quindi non è come quella misura là che è statica, che viene fatta una volta, e in qualche maniera dopo perde un po' il suo riferimento temporale. Noi abbiamo uno strumento che viene messo lì e misura continuamente le accelerazioni di gravità e le sue variazioni nel tempo questa volta. Ecco, la cosa interessante, come abbiamo detto, è che quali sono i vantaggi di uno strumento del genere? Beh, se voi, l'idrologia carsica tendenzialmente è nota solo dove è direttamente accessibile il livello freatico, il livello vadoso, dove avvengono le variazioni, d'acqua. Con uno strumento del genere, come nell'altro caso, se voi avete l'idea che in un certo punto possa esserci un passaggio d'acqua importante, una via d'acqua, come anche quella rappresentata dal Timavo, ecco, voi mettete uno strumento del genere a registrare in continuo per un tot di tempo, magari aspettate un certo numero di precipitazioni di eventi di pioggia, e poi verificate quanto c'è questo cambio di gravità e lo studiate. Ecco, un esempio interessante che è collegato sempre alla grotta gigante è quello delle grotte di Scozia, le grotte di San Canziano in Slovenia, in cui abbiamo installato uno di questi strumenti in continuo, ormai è installato da 2 anni, e perché era interessante un po' il caso delle Scotian Cave, è perché abbiamo lì una straordinaria accumulo d'acqua che c'è in molte altre grotte in carso, anche nell'abisso di Trevigiano, per esempio. Sarebbe un ottimo test, un ottimo sito anche questo per essere monitorato con queste tecniche innovative e non invasive. Ecco, nelle grotte di San Canzian siamo stati fortunati perché nel corso del periodo di misura abbiamo registrato si è registrata uno dei più grandi eventi
di alluvionamento della grotta, perché sapete è una grotta, un grande canyon lungo 3 km, molto ampio, anche oltre 100 metri, che dopo alla fine viene si strozza a causa di una faglia che ne interrompe improvvisamente la struttura, quindi viene chiusa da questa struttura tettonica, e dopo il canale che ne drena l'acqua del fiume Reka, che scorre all'interno, finisce in un canale che è molto più piccolo. Allora, capite bene che questo è semplificato in questo diagrammino qui, molto semplice. Queste sono le grotte, poi alla fine c'è questa strozzatura che la collega ad altre grotte, tra cui la grotta di Kachna, che poi drenano il fiume Reka, che diventa il fiume Timavo e che arriva dopo anche le grotte di Trebiciano e continua fino ad arrivare alle sorgenti del Timavo a San Giovanni di Duino. Ecco, quello che succede è quando c'è un forte evento atmosferico nel bacino del Reka, il sistema di drenaggio della grotta non riesce tanto bene a drenare le acque, non riesce efficientemente a drenare velocemente tutte le acque, per cui avete enormi accumuli d'acqua, si saturano le grotte qua, cresce anche il livello a tutte le grotte a valle delle grotte di San Canziano, tra cui anche il Trebiciano, e si accumulano qualcosa come quasi 5 milioni di metri cubi d'acqua. E questi 5 milioni di metri cubi d'acqua noi abbiamo dimostrato che generano un segnale che, vi dirò, potrei dirvi che sono questi 50 microgal, che sono, insomma, se prima vi ho detto che il milligal è 10 alla meno 5 metri secondo quadro, qua siamo su 10 alla meno 7, molto più piccolo, però comunque molto ben rilevabile dai nostri strumenti, fondamentalmente l'abbiamo rilevato e siamo anche riusciti a dare un'interpretazione idrodinamica, quindi di come si riempie la grotta e tutto il sistema a valle della grotta durante uno di questi eventi. Allora, questo è interessante per il caso in sé. Potrebbe essere più interessante ancora, per esempio, applicato qua, in grotta gigante, dove forse la struttura idraulica e dei condotti al di sotto di essa, perché anche qua sotto passa il Timavo, il Reka, o qua nelle vicinanze, ecco, è meno in questa zona qua, però è molto meno nota, e uno strumento del genere potrebbe essere un valido supporto per capire come funzionano i flussi d'acqua in queste zone. Penso, io ho finito, vi ringrazio anche dell'attenzione, se avete domande forse. Siccome la gravità varia col quadrato della distanza, se voi mi mettete abbastanza vicini al gravimetro tutti assieme, è molto probabile che lo vediate. Adesso c'è un gravimetro, c'era proprio una pubblicazione, che è una domanda interessante, che su uno strumento ancora un po' più sensibile del nostro, però faceva in questa pubblicazione, metteva l'immagine di questo enorme, questo gravimetro, questo strumento appunto che rileva le variazioni di gravità, con il bambino del professore che era sopra un metro, e generava proprio nel stato seduto 5 minuti sopra il gravimetro, e voi vedete nella serie temporale a un certo punto un salto, perché il gravimetro era una diminuzione di gravità, perché il bambino era sopra il gravimetro, quindi era una massa al di sopra, per cui il gravimetro veniva a tirare, la massa tirava lo strumento verso l'alto, e questo corrisponde a una diminuzione di gravità. Per cui effettivamente bisogna stare attenti anche a queste cose, questo è importante per la pianificazione, quando decidete di mettere uno strumento, questi fattori vanno comunque calcolati. L'applicazione, non nel caso dinamico, ma sicuramente nel caso statico, ci sono delle applicazioni. Diciamo, tradizionalmente si fanno magari altri metodi, perché il discorso è
non sono entrato nel dettaglio di che cos'è, ma avete forse vi ho dato l'intuizione di che cos'è l'anomalia. Cioè, voi misurate delle anomalie, e anomalia vuol dire rispetto a una situazione che definiamo standard, che può essere, non so, anche, diciamo, qualsiasi, un profilo di densità medio della Terra, voi misurate delle variazioni, delle anomalie rispetto a un riferimento. Questo è il concetto di anomalia. Stessa cosa, allora, questo perché è importante. Se il muro non ha un contrasto di densità, diciamo noi, non ha differenza di densità rispetto alle rocce che, diciamo, che hanno seppellito intorno il vostro muro, ecco, se non c'è una differenza di densità, perché magari il muro è fatto di un materiale un po' più denso, questo non lo mappate, non riuscite a vederlo. Se invece c'è una variazione, perché il muro è di pietra, muro a secco, e sotto e in parte è stato riempito da dell'argilla che è più leggera, riuscite a mapparlo. Quindi questo in generale vi direi che è applicabilissimo. Quello è quella è l'applicazione forse classica che era stata utilizzata all'inizio, perché i giacimenti minerari, insomma, voi cercate magari un giacimento dove c'è una significativa presenza magari di metalli proprio pesanti, di oro, cose molto dense, quello lì è classicamente un fatto. E adesso è tornato molto in voga anche proprio in questi termini qui l'esplorazione con i satelliti, perché abbiamo anche dei satelliti che ne misurano, quindi da remoto, le variazioni di gravità, e per grandi giacimenti su grandi aree, forse penso, so, Brasile, o se andate in altre zone, riuscite a, sicuramente ad avere delle idee anche da un senza andare in campagna. Questo è un grandissimo, diciamo, passo avanti. Grazie. Qualche altra posto? Sui IP, no. Allora, ringrazio tutti all'attenzione. Ci sarà solo un unico gruppo, per cui non dobbiamo fare due gruppi, per cui possiamo concludere. Se avete altre domande, la parte introduttiva qui, e potete andare all'ingresso della grotta, per cui alle 10:30 si inizia la visita della grotta stessa. Ma grazie all'attenzione, e se avete domande noi andiamo anche con voi, per cui ci potete fare domande giù. È gigante, come potete vedere, ha uno sviluppo prettamente verticale, quindi questa discesa adesso di pochi minuti si condurrà a una profondità di ben 100 metri. In realtà la grotta va molto più in profondità, arriva a ben 252 metri, però quella è una parte un po' più tecnica, la parte speleologica, che si visita solo su prenotazione. Poi, insomma, ve ne parlerò quando saremo più in là con la visita. Le condizioni interne che troviamo sono costanti, niente molto conservativo, 11 gradi temperatura durante tutto l'arco dell'anno, a un livello di umidità molto alto, siamo sul 97-98%, insomma, penso che iniziate a rendere bene. Allora, proseguiamo la discesa verso giù, verso la grande caverna, mi raccomando, sempre prestando massima attenzione ai gradini. Allora, qui entriamo invece nell'ambiente principale della gigante, la grande caverna, che ovviamente dà il nome alla grotta. Lunga ben 167 metri, larga 76, alta 98,5 nel punto massimo, conta un volume di 365.000 metri cubi. Se lo sappiamo grazie al laser scanner che è stato fatto da OGS nel 2011, quindi abbiamo un cubaggio preciso della sala. La sua formazione risale a ben 10 milioni di anni fa, lì è iniziato il processo, insomma, che ha portato poi alla formazione della grotta gigante. Si stima il lavoro di circa 6-7 milioni di anni dell'acqua, insomma di un fiume che l'ha scavato, quindi tempi veramente molto lunghi. Non so che familiarità abbiate con le aree carsiche, se siete qua di Trieste, se venite da fuori,
insomma, comunque dove abbiamo presenza di roccia calcarea si formano le grotte, perché il fenomeno del carsismo, l'acqua penetra nelle fessure dei calcarei e pian pianino scavandoli forma le grotte. Infatti noi in provincia di Trieste abbiamo un numero impressionante di grotte, ne abbiamo all'incirca 2700. Territorio così piccolo, una provincia che è una strisciolina di terra, ma conta davvero quasi 3.000 grotte. La storia della gigante è legata alla ricerca dell'acqua, perché qui la prima esplorazione è avvenuta nel 1840 ad opera di un ingegnere austriaco che si chiamava Anton Friedrich Lindner, e lui ha scoperto questa grotta e molte altre perché andava in cerca del fiume sotterraneo che abbiamo in provincia, il Timavo. Non so chi lo conosce, il Timavo, che è un fiume molto particolare perché nel suo corso di circa 100 km, soltanto 100 km, ben 40 se ne fa sottoterra. Scompare in Slovenia nelle grotte di San Canziano, che sono qui vicino, e riemerge vicino al mare, vicino al castello di Lurino, vede le risorgive del fiume sotterraneo. Ma perché un ingegnere cercava un fiume sotterraneo nel 1840? Semplicemente perché doveva costruire un nuovo acquedotto per la città di Trieste. La città all'epoca era di fortissima crescita, la storia del porto franco, insomma, veramente il secolo d'oro di Trieste, e non avendo fiumi di una certa portata in superficie, ma solo dei torrentelli, non sapevano come risolvere il problema della carenza di acqua potabile. Quindi c'era questo grande progetto che si sperava di intercettare il Timavo delle grotte e in qualche modo di convogliarlo verso la città scavando nelle gallerie. Sfortunatamente il progetto di Lindner è fallito perché ha trovato il fiume in una grotta più vicino, ma a più di 300 metri di profondità, quindi era ovviamente un'impresa impossibile. Ma lui ci ha così aperto, è stato un po' l'apripista delle ricerche speleologiche qui nella zona. In seguito questa grotta in particolare è stata attrezzata molto presto per i turisti, perché noi abbiamo sceso delle scale che sono lì ferme dai primi del Novecento. Infatti l'inaugurazione è avvenuta il 5 luglio del 1908, ben 112 anni fa. La risalita invece è qualcosa di più nuovo, la vedete in fondo alla sala, quella lì è stata fatta a metà degli anni 90, ma ci consente di attraversare un altro ingresso naturale, l'ingresso alto, che però è separato rispetto al fondo della sala da 95 metri, prima delle scale era ovviamente impossibile da raggiungere. Ma ora lo attraverseremo comodamente a fine giro, nel terzo anno delle macchine. Questo strumento è unico in questa costruzione al mondo, per farlo ci vuole una cavità di queste dimensioni. Il fattore di amplificazione è di 42.000, giusto solo per lo strumento. Lo strumento è stato evoluto da una prima edizione ottica a una edizione digitale con laser, che lo rende uno strumento che noi chiamiamo ultra broadband, perché broadband sono i sismografi che misurano le frequenze da terremoti veloci a terremoti lenti, anche movimenti di un'ora o anche forse più, qualche ora, mentre questo può misurare terremoti, per cui variazioni di un decimo di secondo fino a movimenti quasi statici di 10 anni, 20 anni, tutti come è fatto lo strumento. E ha una elevata stabilità proprio perché è grande. Tornando al problema del monitoraggio o di utilizzare clinometri per scoprire quando abbiamo le piene sotterranee, abbiamo messo anche altri tipi di strumenti che sono un clinometro piccolo, per cui quello sarebbe esportabile in tutto il mondo, potremmo metterlo in Germania, nella Schwäbische Alb, in Indonesia, dove c'era stato il problema dei ragazzi intrappolati nella grotta, oppure in Florida, dove abbiamo carso, in cui questi fenomeni carsici non sono tipici di qua, no, anzi, sono tipici,
il fenomeno carsico prende il nome dal karst, da questo karst italo-sloveno, però è un fenomeno che troviamo in tutto il mondo e in molte altre parti d'Italia. Ok, e quando parliamo di monitoraggio di acqua, il segnale, il fiume che scorre sotterraneo, è sotto la base dei pendoli a 130 metri. Durante le piene sale di 40-60 metri. Ok, magari dopo ti detto qualcosa più da dire. Sì, diciamo, abbiamo installato per un periodo un gravimetro simile a quello che c'è anche nelle altre grotte e diciamo il gravimetro per come abbiamo insomma discusso prima, per come vi avevo un po' spiegato, misura le variazioni di accelerazione di gravità, quindi le variazioni diciamo anche le accelerazioni è sensibile ovviamente anche a variazioni del moto del suolo, a variazioni insomma a deformazioni del suolo, quindi se viene spostato, come vi dicevo, lo strumento genera un campo di gravità. Ecco, in questo senso il gravimetro era interessante qua perché completa la strumentazione scientifica, perché il tiltmetro è sensibile soprattutto alle componenti orizzontali del moto, in quel senso il gravimetro misurava invece la verticale. Era interessante qui, come vi avevo detto, rispetto all'altro caso delle grotte di San Canziano, perché qua l'idrologia è un pochino più meno nota, diciamo, le variazioni di acqua avvengono più in profondità, in una rete di canali che non è ancora del tutto nota, per cui in questo senso delle misure di gravità qui erano utili per definire al meglio forse il quadro, dare un contributo per la conoscenza idrologica. Possiamo dire, insomma, le analisi, diciamo, l'analisi dei dati è ancora un po' sotto, sto ancora effettuando, per cui non ho posto la prima idea.